Aldo Calcagno, da un paio d'anni lontano dal mondo dell'agonismo, ti manca o non o le gare proprio le hai messe da parte definitivamente anche dal punto di vista emotivo e mentale? No, le gare le ho messe da parte, però continuo ad andare a mare e lo spirito c'è sempre, da agonista, no? Quello c'è sempre, quindi... Rimane quindi una sfida fra te, il mare e magari le prede che vai ad insidiare. Diciamo che non è ormai una sfida, ormai è un rilassamento andare a mare, allenarsi con tranquillità, senza obiettivi da raggiungere ad ogni costo, quindi... Senti, quest'anno c'è un anno di mondiali, la federazione ha annunciato proprio ieri quelli che saranno i criteri con cui si farà la composizione della squadra che andrà al mondiale, si torna non più a delle designazioni fatte dal commissario tecnico ma a considerare una rosa di possibili candidati alla convocazione che poi si giocano la convocazione anche attraverso una vera e propria selettiva che si disputerà alla fine di maggio in una località che ancora non è stata individuata. Cosa ne pensi di questa scelta della federazione? Non so, io credo poco a queste scelte, e io ho in mente altre cose, nel senso che organizzare un mondiale non si può organizzare e improvvisare una squadretta all'ultimo minuto. Io penso che le squadre bisogna impostarle qualche anno prima di andare a fare certi tipi di competizioni e poi magari cercare di inserire i regolamenti che a livello mondiale ed europeo valgono, non le solite garette, no? Certo, noi forse da questo punto di vista paghiamo un po' il fatto che i regolamenti nazionali sono molto diversi da quelli che sono poi i regolamenti internazionali che prevedono spostamenti liberi, pesca a segnale sostanzialmente e anche la cattura della famosa cernia che da qui in Italia continua a essere proibita in gara. Tu cosa ne pensi? Certo, ripeto, bisogna adeguare i regolamenti appunto come si gareggia un campionato europeo, come si gareggia un campionato mondiale, quindi con spostamenti, con cernie valide, quindi questo essenzialmente. Senti, tra gli otto che si contenderanno la convocazione ci sono alcuni giovani che sembrano essere le promesse per quello che sarà il cambio generazionale della nostra nazionale. Prima o poi i nostri senatori, cominciando da Nicola Riolo e poi con Stefano Bellani e Maurizio Ramacciotti, dovranno gioco forza lasciare il campo ai giovani. Come vedi le giovani leve dell'agonismo italiano? Beh, diciamo che in circolazione c'è qualcuno che diciamo così abbastanza interessante. Bisogna un attimino che si completi un attimino forse a livello tecnico e poi diciamo che insomma, ripeto, qualche elemento valido c'è. Adesso non voglio fare nomi, però credo che ci sia. Senti, allora un nome lo provo a fare io, perché Siracusano io, Siracusano tu, Siracusano lui. Concetto quest'anno nel 2009 ha fatto una stagione veramente eccezionale, tu che probabilmente lo hai anche visto crescere come pescatore, parlaci un po' di questa forse grande sorpresa, ma per chi lo segue da tempo forse non tanto sorpresa. No, infatti forse per voi è una sorpresa, per noi che diciamo, lo vediamo giornalmente non è una sorpresa. Comunque bisogna che si rifinisca in certe tecniche e poi insomma ne vedremo delle belle, ne sono convinto. Grazie mille, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Ciao. Grazie.